manca veramente pochissimo all'inizio della finale. Un paio di mesi fa avevi scritto che la tensione ti stava divorando. Come stai? No, qui si è allentata molto, perché come al solito l'attesa è sempre peggio della cosa in sé, e quindi qua il clima è talmente bello, divertente, che quindi la giocheremo molto tranquilli. Bobo aveva detto che ti ammazzava, adesso quindi ha un po' abbassato il tiro. No, spero stesse scherzando, ma non l'ho ancora scoperto, lo scoprirò finita la finale. Hai già un piano di fuga. Una tattica, esatto, una botola sotto la sabbia per fuggire più lontano possibile. È vero che hai ripreso gli allenamenti con una squadra forse di terza categoria? No, prima categoria no, non ho ancora ripreso niente, però a settembre ricomincerò, così un po' per divertimento, con la squadra della mia città, sì. No, perché c'è, probabilmente si libererà un posto nell'Inter sulla fascia o comunque da esterno, sì. Perché se Perisic va al Manchester, in caso sei pronto a... No, io sto un po' più dietro, non c'ho i piedi per giocare in quelle zone del campo, devono arrangiarsi con qualcun altro, io non riuscirò. Avete già pensato se ci sarà una seconda edizione, visto il successo clamoroso della Bobo Summer Cup? Sì, se ne sta occupando Bobo, però questa è andata molto bene, credo che l'intenzione sia quella di rifarla, di farla magari in giro per l'Italia, poi chi lo sa, in giro per l'Europa, insomma. È un primo tentativo di una cosa che è riuscita molto bene, quindi credo che poi Bobo cercherà di riproporla. Beh, avete raccolto veramente tanti soldi. Ma guarda, quando poi si ha il privilegio di poter fare qualcosa di bello per la gente, facendo una cosa che poi ti diverte personalmente, è veramente una cosa bella, quindi speriamo appunto che ci siano altre occasioni. Grazie. Ciao.